impara l'arte del saper raccontare storie. Penso che ci sono delle poche cose che veramente sono così affascinanti. Quante volte mi hai sentito parlare del potere delle storie, no? Sempre di più, come dicevo e ti ho detto in altri video, te ne parlerò sempre di più nei prossimi mesi, perché reputo che siano una delle cose forse più fondamentali da poter acquisire per poter veramente fare la differenza. Se mi segui da un po', sai quanto do importanza, no? E nel tempo ho quanto dato importanza alle storie e il modo di poter raccontare. Non abbiamo un master in business coaching dove impariamo il potere delle parole e il potere proprio dello storytelling. L'uomo da sempre, tutti quanti noi da sempre raccontiamo storie. Abbiamo bisogno di raccontare storie. E perché? Perché ci aiutano a che fare? A comprendere il mondo che abbiamo dentro, il mondo che abbiamo fuori di noi, per interpretare le azioni che facciamo, per interpretare le azioni che fanno gli altri, per spiegare le nostre, per condividere emozioni, per raccontare idee, per raccontare tutto quello che è il nostro impegno, i nostri timori, i significati che diamo alle cose. Allora, le storie creano degli stimoli, creano degli stimoli narrativi, no? Cioè produrre storie, recepire storie, crea una sorta di emozione, come diceva il buon Galimberti, ok? Fanno parte del nostro modo ancestrale di far parte della nostra cultura di esseri umani, il nostro modo di essere sempre di più animali sociali da questo punto di vista, cioè che cosa ci accomuna? Ci accomuna proprio la storia che ci tiene legati. Le storie che raccontiamo sono lo specchio della nostra mente, del nostro vissuto, sono lo specchio della nostra anima, esprimono quella che si chiama tecnicamente la mappa di come, dal punto di vista di che cosa abbiamo nel mondo, di come abbiamo cercato anche proprio di esplorare, no? Di dare un significato alle cose, a ciò che facciamo, al nostro business, alla nostra attività, alle scelte che facciamo dell'essere diventati imprenditori. Tutto lo facciamo attraverso le storie. E attraverso le storie possiamo trasmettere tantissime informazioni, possiamo trasmettere informazioni nelle quali possiamo trasmettere la nostra rappresentazione della realtà, cioè la nostra mappa, ma anche come in qualche modo possiamo influenzare le persone. Lo storytelling è forse una delle strategie più potenti per poter persuadere una qualsiasi persona, un cliente, qualsiasi persona che abbiamo intorno a noi. Tutti quanti noi riconosciamo quasi istintivamente, no? Un racconto ogni volta che c'è qualcuno che ci propina un agglomerato di parole e riconosciamo subito che è una bella sera, se è una bella storia, e se è una bella storia ci fermiamo lì un attimo e l'ascoltiamo. Perché? Perché le storie portano dietro un bagaglio di emozioni. Da bambini penso a tutte quelle volte che siamo stati immersi nelle storie, le abbiamo inventate, le abbiamo raccontate. E quando i bambini raccontano di come vivono le loro esperienze, mettendo insieme delle parole che a volte non hanno un senso, che a volte sono neanche così inventate, perché lo fanno? Perché è il loro modo di raccontare come vivono la nostra vita, il significato che danno, attraverso che cosa? Attraverso storie. Allora, questo lo facciamo da bambini, lo facciamo da adulti. Lo facciamo da adulti e lo facciamo quotidianamente. Perché? Perché costantemente siamo dentro una narrazione, costantemente ogni giorno viviamo in un momento dove entriamo in una storia e usciamo da una storia e entriamo in un'altra. Entriamo nelle storie dei nostri sogni, entriamo nelle storie dei libri. Perché è importante leggere per questo motivo? Entriamo nei libri e entriamo in una storia che è data dai nostri pensieri, dai nostri pensieri. Le storie ci insegnano a dare forma, formazione, guarda caso, forma e significato alla nostra realtà. Quindi diventiamo tutti l'espressione di una storia, l'espressione di un senso di esistenza raccontato in una storia. E la nostra, in qualche modo, capacità di poter evolverci, generazione dopo generazione, altro non è che il continuo portare avanti delle storie che insieme a queste storie ci portiamo dietro dei significati. E siamo l'unica razza che può farlo, l'unica razza che ha questo grande potere. Allora, queste competenze di raccontare le storie sono sempre più importanti. Perché? Perché
possono, lasciano alle persone lì la possibilità di poter interpretare, di poter gestire, di poter capire se in qualche modo è una dinamica sociale di chi si possono fidare a livello economico, a livello politico, a livello gestionale, a livello organizzativo, a livello familiare piuttosto che intimo. Tutti quanti noi siamo in una relazione per il potere di saper raccontare e ascoltare storie. E ci lasciamo convincere dalla storia del nostro uomo, ci facciamo convincere dalla storia della nostra donna, ci facciamo convincere dalla storia delle nostre relazioni. E quindi ogni narrazione crea una concatenazione. Crea una concatenazione di eventi, crea una concatenazione di emozioni che in qualche modo, svelando il significato di quello che andiamo cercando nel mondo, beh, nel tempo ci crea un processo mentale, crea un processo in cui possiamo diventare autori, protagonisti, possiamo diventare spettatori di ogni qualsiasi storia. Allora, il potere che noi abbiamo di seguire e di sentire, di raccontare storie che ci crea uno spazio, no? Nel momento in cui la raccontiamo oppure nel momento in cui ascoltiamo una storia, che è uno spazio dove siamo noi e con il nostro, la nostra vita, con i nostri significati, fa la grande differenza. Grandi studi hanno dimostrato che le storie hanno un potere di modificare i nostri, addirittura parametri fisiologici, no? I nostri pensieri, i nostri paradigmi, la chimica del nostro cervello. Le storie hanno un potere pazzesco, molto più di tante altre cose. Se vuoi veramente aiutare una persona a modificare le proprie convinzioni, beh, impara il potere delle parole e impara a raccontare storie. Noi lo insegniamo nel nostro Master in Business Coaching e sappiamo quanto è importante tecniche legate allo storytelling, tecniche legate proprio al potere delle parole, alla ristrutturazione delle parole. Oggi quello che vorrei mandarti in questo video è proprio una cosa, la grande importanza che oggi le persone hanno e ricoprono nei momenti sulle storie. Perché è proprio nei momenti difficili che noi abbiamo bisogno di trovare storie che ci diano un'influenza positiva. È nei momenti difficili, complessi, sfidanti come quelli che abbiamo adesso che noi abbiamo bisogno di storie che ci diano la possibilità di poterci ispirare. Allora, quando tu ascolti una storia, quando tu leggi un libro e senti una storia e la senti risuonare nella tua mente, ecco che è come se diventassi lo stesso autore, no? Come se diventassi come l'autore del romanzo. Proprio ragionando su questo, su come la lettura possa poi facilitare tutto questo, immaginate che noi ci sono dei dati sconcertanti che io voglio condividere con te in questo video, e che è quello che ci dicono che, secondo il quale ci dicono che noi passiamo mediamente circa 8 ore al giorno ad ascoltare e a vivere storie. 8 ore che ascoltiamo la storia di qualcun altro, la storia di qualcuno che ti racconta che cosa è successo durante la giornata. Ogni volta che tu racconti una storia, beh, è come se raccontassi un film, è come quando racconti un film, il film che cos'ha? L'immedesimazione, cioè quella carica dietro che ti porti dietro, che è fatta, che è carica non è solo di ciò che è la storia in sé, ma tutto di quello che è il significato, di tutto quello che potrebbe essere grazie a quella storia, di quello che è il carico di emozioni che quella storia ti può portare. I grandi film sono storie. Pensa alla ricerca della felicità, pensa al Meglio Verde, pensa ai grandi film che in qualche modo che ti sono rimasti nel cuore. Hanno lasciato che cosa? Un significato. E il significato da che cosa è dato? Da una storia. E ci sono libri che parlano su questo e ci sono libri che in qualche modo ci raccontano come la storia oggi sia uno strumento di business pazzesco. Saper raccontare bene la tua storia ai tuoi clienti è forse una delle cose più importanti che tu possa apprendere per poter fare la differenza oggi e domani, dove domani le persone hanno bisogno di trovare qualcuno in cui riconoscersi. Allora, secondo gli antropologi, questo non lo dice Marco, io non sono un antropologo, però mi piace studiare questi aspetti, beh, abbiamo sviluppato noi esseri umani nel tempo una sorta di affinità. Abbiamo sviluppato una sfinità per le storie, no? Perché queste ci hanno permesso anche proprio di evolverci, perché con le storie noi ci tramandiamo i significati e quello che accade. All'interno delle storie i nostri antenati ci hanno permesso di poterci, come dire, trasmettere il loro vissuto. Attraverso le storie le persone ci inseriscono
informazioni, ci inseriscono descrizioni, ci inseriscono significati utili alla nostra vita quotidiana, magari di qualche tempo più avanti. Nelle nostre storie noi possiamo influenzare i nostri nipoti, possiamo influenzare le nostre generazioni future. Allora, raccontare storie, beh, credo che sia una cosa importante. Saperle raccontare è una cosa fondamentale. E io credo che veramente, spero che sia veramente chiaro che cosa intendo con il potere delle storie. Il potere che non è, ha a che fare col solo con una miglior cultura da un punto di vista solo della crescita, ma ha a che fare proprio con un concetto di evoluzione, di crescita intima, personale, professionale. Allora, il potere delle storie è una delle cose che secondo me ti suggerisco veramente di assolutamente di iniziare a perlustrare. Leggi, 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 perché più il primo consiglio che ti posso dare è esattamente questo, perché più leggi e più in assoluto imparerai a raccontare storie. Gli studi dimostrano in una cosa che sono le storie di fantasia che hanno un maggior appeal, no, nella nostra mente. E basta se ti ricordi quando sei andato a scuola, la prima cosa che ci hanno fatto lettere, non ci hanno fatto leggere o capire Facebook, non ci hanno detto impara, che ne so, la biotecnologia, oppure impara, ma ci hanno fatto partire dei romanzi, dalle storie dei romanzi e dalla saggistica, cioè come in qualche modo le storie intrise nei grandi romanzi, pensa a Giulietta e Romeo, pensa a come ci hanno fatto, come dire, entrare in viaggi che la nostra mente ha voluto. Allora, si immagina di essere tu da oggi in poi a raccontare delle storie per poter influenzare la mente dei tuoi clienti. Immagina di allenarti a raccontarle e saper raccontare quelle storie, e immagina che vantaggi ti può dare quando un cliente si riconosce nella tua storia, nel come tu hai superato alcune cose, nel come tu hai fatto la differenza e di come lui attraverso, e lui saprà e come succede a te, come succede a me quando vediamo un bel film, come sarai tu a dire capro, ma se anche io potessi, a capro, ma se anche io avessi l'opportunità. Beh, allora quando tu racconti le storie, sai raccontarle bene, rendi più avvincente non solo la tua vita, ma rendi più avvincente la vita dei tuoi clienti. Significa che puoi dare veramente un grande aiuto. Raccontare bene le proprie storie nella propria vita è forse uno degli aspetti più fondamentali quel quale veramente oggi sviluppare maggior business, e che va incontro alle esigenze concrete, reali delle persone. Le persone vivono di speranza, le persone vogliono fornitori, perché in che cosa cercano? La speranza di poter riuscire in che cosa? In qualcosa che non riescono a fare. La speranza di poter ottenere qualcosa che non sono in grado di ottenere da soli. La possibilità di poter veramente avere un miglior successo, un miglior guadagno per poter vivere una vita più degna, più consona, più coerente con quelle che sono le proprie aspettative. E quando sentono le storie di qualcuno che in qualche modo ce l'ha fatta, se qualcuno in qualche modo ha superato i mostri, di qualcuno che in qualche modo ha fatto la differenza, ecco che quella storia diventa, come dire, la mia storia, mi ci riconosco, sento il bisogno di fare le stesse esperienze, sento il bisogno di veramente di farne parte, e ti busso alla porta, vorrei capire anch'io come potrei fare la stessa cosa che hai fatto tu. Allora, ascolta le storie degli altri, ma non solo lasciati influenzare dalle storie, dalle meravigliose storie ricche di significati, ma inizia a pensare a come studiare la tua storia. Inizia a studiare, a imparare come si raccontano le storie, perché è solo raccontando le storie che può fare la differenza. Perché che è oggi la nuova frontiera, la nuova, il modo di vendere, la nuova vendita da oggi in poi che farà differenza. Perché più sarai bravo a raccontare storie, più avrai la capacità di saper raccontare dentro le storie ricche di metterne dentro tutti quei significati che in qualche modo tu hai saputo superare, e aiuterai i tuoi clienti a fare la stessa cosa, e maggiormente quei clienti ti riconosceranno una professionalità che altri non hanno. Io voglio che veramente oggi tu possa riflettere su questa roba, perché raccontare bene le proprie storie, saperle raccontare, forse è una delle cose più affascinanti, ma anche più produttive che oggi si possa avere nel business. Ti auguro una splendida, meravigliosa giornata. Ciao, ciao.